Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Volcanoids perché vogliamo provare una nuova feature, il multiplayer. L'hanno aggiunto da pochissimo, fino a 4 amici, quindi 4 3 amici, 4 giocatori totali. Infatti oggi non siamo soli, potete vedere già i nomi, ma andiamo subito a conoscere la ciurma, cioè c'è Ciccio Pupazzo, Buon salve. c'è Gameplay Channel Buongiorno a tutti. E e Delirio. buonasera. Allora, Delirio e Ciccio Pupazzo si sono un po' spolpati il gioco oggi, quindi ci guideranno anche loro, insomma, ci spiegheranno un po' di Tireremo cose per mano. tenere per mano. E, vi ho portato questo gioco già un anno fa, non aveva ancora il multiplayer, non aveva ancora l'italiano, ed è un gioco dove guideremo una trivella sotterranea dove andremo ad esplorare varie parti di un'isola, se non mi ricordo male. E niente, siamo proprio all'inizio, abbiamo deciso di ricominciarlo, dobbiamo parlare con il capitano. Crea il nucleo della trivellatrice. Vabbè, tanto ci guida. Quindi dobbiamo uscire da sottomarino. E dove andiamo? Andiamo a prendere carbone e rame intanto, che sono qua Ok, quindi vicino. equip il piccone. Ah, ok, ce l'indica. Sì, l'avevo fatto vedere anche l'anno scorso, sì, in effetti, mi ricordo. Quindi ci dividiamo, prendo un po' di carbone io. Ah, ok. Vado sul rame. Allora, non so se anche quando hai fatto tu i video si potevano abbattere alcune porte degli edifici, ma qua si può fare. Queste qua, per esempio. Guarda, vieni a vedere se vuoi, di qua. Sì. Ma qua dice di andare al modulo distrutto e difenderlo. È in italiano, ma in Sì, realtà non è in sì, sì. italiano. È mezzo e mezzo. Ma anche l'italiano è... Ok. Giù c'è una cassa da lottare, quindi. Esatto. No, non mi Qua pare ci fosse questo. la cassa da lottare e in più trovi delle raffinerie o degli altri, se magari sei in giro e hai necessità di farti dei lingotti piuttosto che qualcos'altro, lo puoi fare anche qua. Ma qua c'è anche un modulo di statistiche, no? Cos'è che è questo? Raffineria. Ah, ok. No, nella cassa forse. Ah, Nella l'ho cassa trovato, sì. ci No, sono. infatti qua sotto invece qua c'è un altro macchinario che è la raffineria. Ok, giusto, me l'hai appena detto. Niente, adesso dove dobbiamo andare? Di là. Direzione Simbolino. modulo. Per recuperare un modulo che poi ci sblocca la possibilità a noi di fare i nostri moduli. Ok, ci siamo tutti? Sì, no. Io sono qua, scusate, stavo mi ero allontanato un attimo e sto già facendo fuori qualche robot. In alto Ok. notate il timer perché se non avete visto il video ve lo spiego, perché ogni 36 minuti, no, forse boh, ogni tot minuti, dipende dal livello di difficoltà, c'è l'eruzione del vulcano che spazza via tutto, quindi dovete mettervi al sicuro. Quelli sono i moduli da recuperare, basta Qui andargli da te. vicino, premere E. Ora è Ah. da tenere in mano la pistola perché ci sono i robottini. Sì, qua mi hanno attaccato in due. Uno e due. Ok. Ok. Usa i sistemi del sottomarino per la produzione. Ok, abbiamo fatto tutto, credo. No? Occhio Sì. dietro. Ma vanno via proprio con niente. Ok. Allora, la prima quest abbiamo già raccolto quello che ci serve, infatti già ci indica di tornare. Qui c'è un'altra porta nello scantinato. Oh, andiamo a vedere. Ah, dietro l'edificio, ok. Dietro, sì. Ok, cosa c'è? Sono mappe, bulloni, prendi così. Ah, qui c'è anche. No, non posso usarla questa. Questo fa creare i moduli, Ah, le raffineria, tecnologie. E ok. questo invece fa creare la tecnologia direttamente qua. No, strano, non me lo fa usare, vabbè. Allora, torniamo al sottomarino.
Ma mi chiedo, ma le munizioni no, non sono infinite, no? No, no. Bisogna... magari. Purtroppo no. No, no, ma infatti mi ricordo. Non mi ricordo se dava anche il... la, come si chiama? La pistola già dall'inizio. Però. La pistola sì. Cioè, dopo si può craftare poi il fucile e altri colpi una volta poi sbloccate le ricerche per le armi. Ok. Adesso andremo a sbloccare, spero in breve, la trivella, che è il vero fulcro del gioco di Volcanoids, perché non saremo sul sottomarino, ma andremo via terra, in un modo un po' particolare. È mancato. Ho visto. Sì, colpi ne ho. Allora. Tac. Andiamo giù e clicca il pulsante menu su raffinery. Quindi la raffineria dov'è? Questa. Allora, la raffineria. Sì, esatto. E seleziona scheda lingotto, produci lingotto di rame. Quindi lingotto di rame, tac, e lo produce. Ok. Io metto qua il minerale di rame se vi serve. Prendo l'oggetto. Anche le cose che ho raccolto. Ok. Clicca sul pulsante Research Worktable. Dov'è? Che è questo? Questo? No. Questo qui? Sì, sì, è questo, è questo. Ma voglio capire perché non me lo seleziona più adesso. Devi inquadrare. Eccoli. Ok. Allora, ricerca. Fondamentalmente, poi per costruire bisogna produrre questo blocco di informazione o la produzione dell'informazione. Si può produrre in 3-4 modi diversi. Praticamente, se non hai dei materiali, c'è la possibilità di craftarlo con degli altri materiali, e lì te lo fa vedere. Tecnologia per la produzione, e poi produci informazioni, produzione L1. Eccolo qua, produco. Sì, tradotto un po' così, a dire la verità. Esatto. Ok. Sembra scrap. Sì, un po' meglio. Ok, fatto, lo prendo. Esatto. Clicca il pulsante menu su tavolo da lavoro, che è qui. Sì. E poi seleziona la scheda aggiornamento. Ok, e poi produco nucleo trivellatrice 1. Ok, adesso vi faccio vedere io, poi tra un po' mi darete una mano tutti. Sì, fai visita, sì, al capitano per le missioni. Ok, capitano, che okay, lì fermo immobile. Reclama la trivellatrice. Capitan Findus. Sì, è uguale lui. È uguale. Ok, ho reclamato la trivellatrice. Ok, possiamo andare a prendercela. Allora, adesso devi tenere nell'inventario quel modulo lì. Dobbiamo andare a beccare questa trivellatrice, spaccargli il 60% dei moduli per poter poi reclamarla. Ma come faccio a metterla nell'inventario veloce? No, non, no, non può. C'è bisogno, no. Ah, ok. Va come mi aspettano. Io sono dietro, eh. Anche sei il primo, mi sa, no? No, sono già tutti avanti gli altri. Cioè. Guarda lì là, i maledetti. Allora, scusate che... Ok. Esploriamo. Allora, di là. 77 metri. Arriva a breve, spero. Ah, eccolo qua. Ma ci sarà difesa sicuramente. Sì. Sì. E il trucco è andare dentro, subito, a spaccare quello che produce i robot, che è... Dove? Non c'è? Vediamo. Ma qua sopra. Era da... No, qui è da riparare, qui c'è da ripararlo e basta. Ottimo. Che dovrebbero essere... No, questo non è qua questo. Sopra, è qua sopra da reclamare, quindi chi ha il... Io? Okay. Sopra dove? No, scusa, sotto, guardando la console in alto, quel pezzo lì. Ah, ok, sì. Reclamo, ecco, ok. Perfetto. Adesso è nostra. Contatto il capitano. Dobbiamo produrre per riparare le pareti. Aspetta che chiamo il capitano.
è pesantemente danneggiata, deve essere stata colpita da un'eruzione vulcanica. Ancora in grado di muoversi, ma lo scafo. Ok, sistema tutti i muri e posiziona il telaio della porta. Ok, quindi ci servirà la chiave inglese in pratica. Sì, ma produrre anche i kit al tavolo da E lavoro. qua i consumabili, ricambio per la breccia, questo è da fare. Questo qua Sì, nei consumabili, ricambio per la breccia. Ne devi fare una, Consumabili, due, ricambio per la breccia. Ok, ne abbiamo quanti? già cinque, ne deve fare uno. Uno. Sì, il menu, il pop-up in alto dice che ce ne sono già cinque, quindi saranno in qualche armadietto, immagino. No, è che non ho materiale per farlo, però. Un Cosa ti chiede? bullone di rame, una piastra di rame. Allora ce l'ho io. Buttale in un container. Allora, Guarda, lì sopra il tavolo. ecco, le metto qua così. Allora, butto le piastre e i bulloni, eccoli qua sopra. Dove li hai messi? Sopra? Ah, Sopra. sopra è un inventario. Ok. Ah, Sì, bello, perché bello. questi sono inventari, chiamiamoli statici, perché puoi mettere dentro la roba e la devi prendere tu. Poi dopo ci saranno quelli che sono collegati con le macchine, quindi basterà inserire i materiali all'interno e poi ci pensano le macchine a andarseli a prendere e a posizionare il prodotto. Ma Ah, gli adesso. altri ricambi sono qua, Indy, guarda. Qua dentro, se clicchi dove c'è la cassa, c'era dentro anche tutto il materiale, in realtà. Lo Scusami, la lasciava già qua. cassa dov'è? È quest'icona in mezzo, insomma, Dove è tipo una scritto cassa. deposito? Deposito. Ah, Deposito. ok, prendo tutto. Ok, sì. Stai esaurendo il carbone, estrailo vicino. Vabbè, metti il Sì, carbone nel dove deposito. Ma chiedo ripara. dove l'hai preso? Lo rimetto lì. Carbone, rimettilo dentro. Ok. È Ok, uguale. adesso chiave inglese e in automatico, guardando la parete rotta, dovresti poterla riparare. Ok, ecco Esatto, una, una. perfetto. Vada, vada. Tre, Dietro. quattro. Adesso i soffitti sopra, nel piano di sopra. I Cosa c'è sopra da fare? Il soffitti, i soffitto. soffitti. Non l'avevo visto. Ok. No, hai piazzato una console che avevi. Ma dove? Ma È davanti a vero, davanti a te. te. È vero. No. Ok. Ok. Hai completato il Ok. tutorial. Bene, adesso siamo in balia di noi stessi, immagino. Sì, gliele quest. Ok, quindi stiamo esaurendo il carbone, quindi dobbiamo fare del carbone. Ma secondo me ce n'era di più e l'hai preso tutto tu e ne hai messo giù solo uno, no? Può No, ho essere. messo tutto quello che avevo. Vediamo se ne ho io, no. Rame, minerale di rame. Io Ah, non avevo aspetta, carbone, ma l'ho 5 ho, lasciato nel 5. sottomarino io. Ah, Ah, aspetta. L'ho preso Ah, no, io, sono un Diego. babbano. Ok. No, adesso l'ho messo. Ok. Ok, Ok. adesso. Quindi, abbiamo 7 minuti di tempo per lasciare, perché c'è l'eruzione. Quindi Magari facciamo un piccolo recap di tutta la strumentazione che abbiamo a bordo, perché poi il vermone qui si allungherà, che è bruttissima detta così. sì. E in pratica avremo più stanze dove poter craftare, dove poter estrarre magari tavoli da lavoro. E però intanto vediamo che cosa c'è all'interno, così vediamo un attimo cosa c'è. Ha bisogno di un cicerone. Esatto. Ok, allora, questa qua è la radio di comando che ci permette di parlare con il capitano, che lui rimarrà sempre sul sommergibile Ok. e ci darà le varie quest da eseguire che fondamentalmente ti permettono di avanzare lungo tutto il gameplay. Ok. Tutto il gameplay. Questo è il sistema di controllo di navigazione, chiamiamolo. Di qua abbiamo una leva che ci permette di andare in superficie e di scendere. Dall'altro lato, chiamiamolo il timone, che poi a chi lo prende in mano permette di avere una piccola visuale e navigare sottoterra, perché si sposta esclusivamente nel sottosuolo questa trivella e non in superficie. Ok. Al centro c'è il deposito online, viene chiamato dal gioco, che è quel deposito che permette ai macchinari di prendere e posizionare quel che gli serve o quel che viene prodotto, Ok. senza bisogno di farlo a mano dalle varie casse che si vedono in giro. La raffineria, che man mano che viene sviluppata, permette la raffinazione delle materie grezze, come lo zolfo, il carbone, il rame e i vari rottami, che Sì. permettono di ottenere i lingotti che poi servono
al banco di lavoro per craftare i vari oggetti man mano che si avanza nel gioco. Di sopra abbiamo il modulo della ricerca, invece, che è questa specie di telescopio multilente, potrei dire, Sì. e permette di produrre i componenti ricerca, non saprei come tradurlo, che permettono di costruire e avanzare di livello con la raffineria, con la produzione e tutto quello che necessita per andare ai livelli superiori del gioco. Il resto sono tavoli, casse di Chiedo scusa, qua in stoccaggio. mezzo ci sono 26 di carbone. Sì, teoricamente questo dovrebbe essere collegato con quello sotto, È l'online. Teoricamente. Ok. Esatto. Qua abbiamo dei Quindi, container. infatti, si vede anche sotto. Sopra ci sono i container, sì, sono semplici casse, però. Quelli lì sono manuali, diciamo così. Cioè, Ok. devi metterci tu la roba e la devi prendere. Qua c'è Mentre un da questo indicatore. lato è una console informativa su, partendo dall'alto, come slot nucleo. La mia ignoranza non mi permette di dirvi che cos'è, non l'ho ancora scoperto. Sotto è l'energia prodotta dalla nostra nave in questo momento e quella stoccata, quindi non stiamo consumando. La bilancia, che deduco sia un errore di traduzione, indica sotto la scritta quanto in positivo siamo con la produzione di energia, e i due numeri a destra sono quello rosso, il nostro consumo, e quello verde, la nostra produzione. Cioè in questo momento abbiamo un più 5 di positivo perché Ok, produciamo 5 e consumiamo 0. ma in E pratica quando sotto avremo siamo. dei tavoli di raffineria, cose più avanzate, consumeremo energia. Esatto, e dovremmo aggiungere moduli di energia in maniera da compensare l'utilizzo. Succede? Qualcuno ha premuto giù. No. Io? Sì. Come ho fatto? Con la E, Aspettate. con la No, E. beh, no, Scusate, fa niente, torniamo su. tanto Torniamo su, chiedo andiamo. scusa, stavo No, no, dobbiamo. guardando Eh no, la mappa ho ormai il cliccato su danno è quell'altro. fatto. Dobbiamo. La mappa ci fa vedere dove siamo, ma la mappa è cambiata tantissimo, non è più come prima. Ok, esatto. Allora, la mappa è suddivisa in, come puoi vedere a sinistra, livello 1, 2, 3, sono proprio tre livelli di profondità oltre la superficie. E in più abbiamo, dal livello 1 possiamo andare alla superficie, diciamo così, se si Sì. va su. Se siamo nel livello 2, cioè il tunnel 2, e premi uscire, per esempio, non si esce, ma si andrebbe in un'intercapedine di mezzo, fatta di grotte dove anche lì c'è del loot e delle trivelle nemiche, perché ovviamente nel gioco troveremo altre trivelle nemiche da poter distruggere ed eventualmente apprendere gratuitamente alcune avanzamenti di livello delle Ma non c'è una raffinerie. mappa del mondo? C'era prima. Allora, del mondo, se vai indietro con lo zoom, noterai che il piccolo puntino diventa ancora più piccolo, quindi non è visibile perché non siamo andati in giro. Mentre per la superficie, se vai a Ah, sì, eccola qua. vedere, Sì. che è quello che abbiamo camminato noi adesso. Sì, è bello grande, sì. È parecchio. Diviso su tre livelli, tunnel 1, tunnel 2, tunnel 3, superficie, caverne, caverne 2. Quindi è abbastanza ampio. Manca poco l'eruzione, dobbiamo andare giù. Ma se uno resta su e l'altro Siamo. scende con la trivella? Quello di sopra con l'eruzione muore e quello Ah, ok, di. non è che ci butta tutti insieme se si va giù, no? Ok. Non Bello, abbiamo bello, lo sapevo provato. già, No. ma è diventato ancora più bello come mappa e tutto. I letti, hai capito cosa servono? Per salvare l'inventario fino a che il letto esiste. Quindi tu andando a letto, se ci vai, infatti te lo dice, il tuo inventario viene qui salvato fino a che non verrà tolto il letto, comunque non rimarrai senza. Esatto, Ah, ok. Adesso siamo scesi. un minuto ci sarà l'eruzione che si può tranquillamente vedere dal periscopio se vuoi. Non si può uscire, ovviamente. Dov'è il periscopio? Qua, qua. Ah, beh, ma sì. Ma non fa la cutscene, no? Dopo Sì, sì, la fa vedere. arriva l'onda piroclastica. Bene, 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 bene.
Ma adesso andremo a esplorare delle grotte, no? Basta continuare ad accettare delle quest se vogliamo continuare con lo sviluppo delle nostre attrezzature, o se no, stile open world chiamiamolo, si può comunque andare in giro a fare quel che si vuole. Ovviamente si è limitati perché in alcune situazioni richiedono che ci sia, non so, la trivella di livello 2 per perforare quella roccia, piuttosto che, quindi ti vincola ad alcune cose. Ok. Ah, sta eruttando adesso, 0 secondi, esatto. Boom, e verrà spazzato via tutto, che però poi nel giro di qualche minuto si rigenera il mondo. Sì, ma si può già tornare, ne è appena finita l'ondata. C'è la barra in alto a destra che ti dice fino a quanto puoi stare sottoterra, poi... Esatto. Ok, è sicuro, vai in superficie, tira la leva e vai su. Signori, ok, ci avete già pensato voi, no? No. Io non ho toccato niente stavolta, nessuno vuol toccare niente, ma allora tiro io. E l'equipaggio è tutto all'opposto di Star Trek, ma io no, non ho mica tirata io. No, stiamo andando su adesso. È bello come si inclina in base alla salita e alla discesa. Sì, poi è più bello quando diventa più lunga la trivella. Ah, quando è lungo è bellissimo, sì. Che poi a me questo gioco piace particolarmente perché da piccolo ho sempre sognato una cosa del genere, un mezzo del genere, quindi... Che potesse andare nel sottosuolo come una talpa. Sì, ma penso l'abbiano sognato tutti. Mi metto in coda. A me piacciono queste costruzioni alla Giulio Verne. Eh sì, ce l'ha molto. Sono molto... Sembra innevato, ma in realtà è cenere. Sì, ah, è bello anche come è cambiato comunque l'ambiente. Ma adesso ricresce, 30 sì, secondi sì, è tutto verde. Verde fra poco. Bene, adesso possiamo usarlo o open world o attivare un'altra quest e continuare. Niente, allora per svilupparlo inizieremo i prossimi episodi. Iniziando a esplorare il mondo. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, che cosa ne pensate della crew. Ma sicuramente andremo avanti con altri episodi dove esploreremo i sottosuoli di Vulcanoids. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Ciao.